tutti! Per la prova prodotto di oggi mi trovo a recensire un prodotto che probabilmente avete già visto spesso all'interno delle mie ricette, ma sinceramente mi ero dimenticata proprio di farne la recensione. E precisamente, aspettate che me lo leggo perché non lo ricordo, il Braun Multi Quick Mini Pimer 5. Eccolo qui. Allora, vi dico innanzitutto che non conosco il prezzo di oggi perché l'ho acquistato con, sapete, quelle offerte che fanno a volte i grandi negozi di elettronica, aggiungi un euro e ti do questa cosa. Ebbene, io l'ho presa con la lista di nozze e se aggiungevo un euro al televisore mi davano questo, quindi non vi so assolutamente dire quanto costa, però l'avevo preso perché ho detto beh, un euro, mi trovo uno strumento da cucina in più, e devo dire che ci sono pregi e difetti e adesso ne andiamo un pochino a parlare. Allora, innanzitutto vi dico che cosa esce all'interno della confezione. Abbiamo il motore, che è questo qui, è completamente rivestito tutto quanto in plastica. Certo, non potete metterlo sotto l'acqua, però potete tranquillamente lavarlo con una pezza umida e questa già è la prima cosa positiva. Poi abbiamo il braccetto ad immersione a frullatore. E questo qui è un classico del mini pimer. Poi ancora abbiamo il contenitore da 600 ml. Poi abbiamo il contenitore con lame per frullare con l'aiuto direttamente appunto del motore. E poi escono anche le fruste. Vi parlo man mano adesso di tutti quanti gli apparecchi. Allora, innanzitutto il motore mi piace molto perché ha due velocità, la 1 e la 2. Quindi a seconda di quello che state facendo potete decidere se utilizzarlo a velocità più bassa o più alta. E trovo che questa sia una cosa positiva perché ad esempio se state facendo, non so, un brodo vegetale e volete utilizzare il braccetto lungo per immersione, andare sparati con la velocità 2 vuol dire farsi la doccia perché comunque schizza tutto quanto il liquido dappertutto, mentre se fate un po' alla volta premendo il pulsante 1 questa cosa non succede perché va piano. Per quello che riguarda invece il braccetto ad immersione, è molto pratico perché si riesce a pulire bene, va anche in lavastoviglie, però questo in particolare non mi piace tantissimo per il fatto che, avendo tutto sommato delle lame piccole, se devo utilizzarlo ad esempio per tritare della carne all'interno di un sugo, non è che venga molto ben tritata. Certo, forse mi aspetto troppo da qualcosa che dovrebbe servire per tritare appunto delle verdure, ma diciamo per le verdure va bene, per qualcosa di più solido e consistente no. Una cosa che mi piace tantissimo e che può sembrare una sciocchezza è questo contenitore, che io non trovo in commercio, almeno non sono mai riuscita a trovarlo, mi è sempre uscito dai mini pimer ma non l'ho mai trovato così stretto e lungo, e mi è comodo quando devo fare dei dosaggi di cose liquide, quindi infatti questo mi vedete utilizzarlo molto molto spesso. Poi abbiamo le fruste, parliamone. Queste qui sono comode secondo me se dovete fare una cosa velocissima, tipo montare un uovo a neve. Lo prendete, lo mettete qui dentro e poi appunto attaccate il corpo della frusta, andate a frullare e montate a neve in pochissimi secondi. Per questo è molto molto utile, ma deve essere fatto in questo contenitore, perché se volete utilizzare solo questa frusta all'interno per esempio di una ciotolina, io personalmente non mi trovo molto bene, preferisco sempre utilizzare diciamo le doppie fruste, quelle che si intrecciano fra di loro. Questa qui singola non è che mi piaccia particolarmente. Poi veniamo invece a qualcosa che anche uso molto, ed è questo contenitore con le lame rotanti. Questo qui precisamente è da 350 ml e parliamo anche di questo. Dipende dagli usi che ne dovete fare. Ad esempio, se volete frullare qualcosa di liquido, tipo appunto un frullato di frutta, non so, fatto con fragole, succo di frutta, succo d'arancia, e mettere tutto qui dentro e poi andare a frullare, vi faccio vedere come si assembla. Viene praticamente in questa maniera,
e poi premete e entra in funzione. Dovete fare veramente molta molta attenzione a quanto lo riempite, cioè sarebbe da 350 ml, ma se la sostanza che andate ad utilizzare è molto molto liquida, io trovo che non sia possibile riempirlo oltre, diciamo, questa ziglinatura, perché stesso la velocità delle lame fa fuoriuscire il liquido dal lato, quindi questa è una cosa che assolutamente non mi piace. Mentre mi piace moltissimo per tritare la frutta secca. Ha un motore molto molto potente, vediamo un pochino, sì, infatti sono 500-600 watt, e riesco a fare benissimo la pasta di nocciole con questo qui. Tra l'altro, se volete vedere il video della pasta di nocciole, la trovate qui. E quindi per la frutta secca mi trovo veramente veramente benissimo, mentre per i liquidi insomma non tanto. Riassumendo, se devo dare un voto al motore in sé, trovo che sia ottimo il fatto che ha le due velocità ed è veramente molto versatile grazie a tutti quanti gli strumenti, quindi darei un 8. Contrariamente a quello che credevo, lo utilizzo molto spesso e mi sono trovata bene. Per quello che riguarda il frullatore ad immersione, personalmente non lo utilizzo affatto, quindi per me questo non classificato, ma perché vi ho detto, io non utilizzo questo tipo di strumento. Mentre ottimo questo per fare preparati appunto fatti con nocciole oppure mini frullatini. Ottima la frusta per fare dei montaggi veloci di panna o di uova. Quindi in generale il mio voto si conferma un 8 meno meno, diciamo così, giusto perché l'immersione, ma è a me che non piace, però lo strumento in generale mi è piaciuto molto. Spero che questa recensione vi sia utile, soprattutto a chiarirvi le varie cose, a cosa possono essere utili e a cosa no. Vi mando un bacione fortissimo, vi faccio salutare anche dalla piccola Milù che è qui sotto, che è guarita, come vedete non ha più niente, prima aveva giusto la retina, adesso è rimasta un pochino la macchietta dei medicinali, che piano piano si toglierà. Vi salutiamo e vediamo, un bacione forte. Come sempre ci vediamo martedì prossimo con la nuova ricetta, giovedì con il vlog e sabato con la nuova recensione. Ciao ciao! Fare un libro di sole ricette sarebbe stato troppo semplice. Volevo invece sfruttare questa opportunità per permettere a voi che mi seguite con affetto di conoscermi meglio, di conoscere il percorso che mi ha portato ad aprire il mio canale su YouTube. Un percorso di storie di vita, di amore e di ricette di cucina che mi hanno accompagnata sin qui. Un percorso a tratti un po' romanzato, semplicemente per proteggere l'identità di persone che lo hanno condiviso con me. I nomi delle persone che incontrerete non sono reali, ma i fatti sono realmente avvenuti e sono quelli che mi hanno resa la donna di oggi. Spero con questo libro di tenervi compagnia, proprio come spesso mi dite faccio già con i miei video. Ciao a tutti! Sono un po' emozionata oggi perché vi presento, dopo molta fatica e impegno personale, il mio libro. Eccolo qui. My Sweet Love, il mio percorso d'amore verso la cucina. È un libro un po' particolare, scritto ovviamente da me. Particolare perché? Perché, come vi ho letto nell'introduzione, non è un libro di cucina, è un libro, si può dire, soprattutto sulla mia vita, nel quale vi racconto le mie storie d'amore e nelle quali vi racconto quali sono le ricette che ricordo con più simpatia e con più affetto, che mi hanno portato ad essere la persona che sono oggi. Diciamo che l'introduzione forse è stata più esplicativa di me. Ci sono all'interno del libro anche 14 ricette che trovate, qualcuna che avete già visto su YouTube, qualche altra invece nuova. E poi vi vado a leggere un po' i nomi dei capitoli per capire un pochino di che cosa stiamo parlando. Il primo capitolo è voglia di innamorarsi, il secondo il primo bacio, il terzo il primo amore, il quarto autodistruzione, il quinto finalmente libera,